Nel Vangelo di oggi, preso da Matteo al capitolo 15, dal versetto 29 e seguenti, leggiamo: «Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi ed egli li guarì». C'è folla intorno a Gesù, ci sono tanti malati inchiodati dalle loro sofferenze, chiusi nel loro calvario senza uscita. Ci sono anche i sani, che hanno tanta fiducia e portano i malati da Gesù, sapendo di poter bussare alla porta della sua misericordia, sapendo che Lui può guarire. Lo sguardo di Gesù si pone su quei malati e li guarisce. Il primo passo del miracolo di guarigione è sentirsi presi in carico dall'amore di qualcuno. Il Vangelo prosegue dicendo che la seconda cosa che non lascia indifferente Gesù è la fame della gente. Sento compassione di questa folla, ormai da 3 giorni mi vengono dietro e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni perché non svengano lungo la strada. Gesù vuole fare qualcosa per la gente che ha fame e chiede: quanti pani avete? Risposero: 7 e pochi pesciolini. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, Gesù prese i 7 pani e i pesci, rese grazie, li spezzò, li diede ai discepoli e i discepoli li distribuirono alla folla. Tutti mangiarono e furono saziati. I sani portano i malati da Gesù e lui li guarisce. C'è chi dona i 7 pani e i pesciolini e lui li moltiplica per sfamare tutti. Gesù chiede per prima cosa la nostra collaborazione, il nostro impegno, quello che noi possiamo fare per gli altri, e lui compie il miracolo, guarendo e nutrendo. Chiediamo oggi la grazia di riconoscere Gesù come Salvatore del mondo, l'unico che può guarire quelle ferite che portiamo nel cuore e rallentano il nostro cammino e impediscono di fare tutto il bene che Dio attende. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.